No, ne voglio parlare di questa cosa. Come ho detto, è una cosa molto lontana, se è fra 2 anni, ed è fra l'altro una cosa di cui non voglio parlare, non mi interessa. Io quello che ho detto, quello che mi interessa è stare qui, fare le giuste pressioni alle aziende di Stato, ANAS ed RFI, fare le giuste pressioni alle aziende che lavorano sul territorio. Io voglio portare in Sicilia i risultati. Sono contento che giovedì vado a vedere un importante cantiere di RFI all'aeroporto di Catania, perché finalmente portiamo il treno all'aeroporto di Catania, e questa è modernità, civiltà, è una cosa meravigliosa. Io ieri abbiamo aperto un pezzo dell'A640, un cantiere bloccato da tempo. Venerdì vado ad aprire 3 km della Palermo Agrigento, quelli in doppia corsia, togliamo 3 semafori da 3 viadotti che abbiamo ripristinato e li rendiamo a doppia viabilità. Sono questi i risultati ed è questo l'impegno che voglio portare. Poi, fra 2 anni, chi si candida? A me non interessa ed è un argomento di cui non voglio neanche parlare. Apriamo via Mari il 30 novembre e se non ci fosse stata la pioggia saremmo stati pronti già per domani. Purtroppo, ma con una settimana d'anticipo chiaramente, quindi insomma avremmo fatto anche questo regalo. Questa parte qui, come avete potuto vedere, se guardate il cornicione sia del Politeama che anche il chioschetto di Ribaudo, che non sono oggetto di ristrutturazione, ma sono oggetto di salvaguardia da parte di RFI, perché abbiamo purtroppo trovato nel sottosuolo delle quarze graniti che sono molto molto dure. La vibrazione dello scavo avrebbe compromesso le strutture. Questo cosa ha fatto? Ha fatto adottare ad RFI una soluzione tecnica in accordo con la sovrintendenza per la salvaguardia appunto dei bellissimi monumenti alla piazza, che prevede la perforazione del sottosuolo con una macchina più piccola, quindi meno invasiva e che produce meno vibrazioni. Una volta effettuato quello, poi arriva la macchina più grande, che ovviamente però già trova via libera. Questo però cosa vi fa capire? Che abbiamo allungato ovviamente i tempi, non di tanto però. Ci fermiamo per una quindicina di giorni, periodo che va dalla metà di dicembre alla metà di gennaio, per dare la possibilità qui di aprire un passaggio pedonale, e diamo il via libera anche ai commercianti per questa bellissima passeggiata che da Via Libertà arriva fino al Teatro Massimo, e la rendiamo unica. Quindi, diciamo, Covid permettendo, cerchiamo di aiutare anche il commercio della città. Dopodiché, a metà di gennaio ci rimettiamo di nuovo al lavoro, e il 28 di febbraio noi qui togliamo tutto, sia questo cantiere che quelli che vedete da quella parte. Rimane soltanto una piccola fascia dove da sopra ci sarà una passerella pedonale, ma sotto ci sarà chiaramente l'imbocco per permettere agli operai e ai mezzi di poter entrare, perché sottoterra continuiamo ovviamente a lavorare fino alla definizione. È un inconveniente che non potevamo prevedere, al quale ovviamente hanno dovuto i tecnici di RFI sopperire, secondo me con grande anche intelligenza, e niente, facciamoci bastare questo piccolo ritardo, che però conserva, ecco, i monumenti della città. Però un passo avanti per quanto riguarda Via Mari c'è, perché la liberiamo, come vi dicevo, entro queste settimane, e comunque certamente sarà un bel vedere anche per le feste di Natale avere questa passerella finalmente disponibile a livello pedonale.